Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Possiamo dire che si è svolto un convegno per parlare della malattia, dell'epidemia in corso, ma ci sono stati dei problemi, delle polemiche perché c'era Sgarbi, c'era Salvini che non si sono messi la mascherina, sono stati anche rimproverati dai commessi, ma loro hanno detto: "Io non ce l'ho la mascherina e non la metto." Poi l'hanno data a Salvini, la mascherina se l'è messa in tasca, dice: "Io non la metto la mascherina, sono stufo della libertà, della privazione della libertà personale." Poi parla Bocelli e fa una sorta di rimprovero alla società italiana che, secondo lui, dice: "Io non è che nego le cose, ma è troppo quella chiusura, tutte queste regole, la scuola chiusa, le discoteche aperte." Secondo Bocelli è tutto estremamente eccessivo, e quindi lui ammette di essere uscito durante il lockdown più di una volta, proprio scontrandosi anche con i figli che gli dicevano: "Lascia queste decisioni agli scienziati, tu pensa alla Tosca." Ecco. E così intanto Bocelli parla di buon senso, quindi non allarmismo, ma buon senso. E così anche due professori di diritto, due giuristi come Michele Ainis e Sabino Cassese dicono, richiamandosi al titolo del convegno, no? Dice: "Noi non possiamo negare che ci sia una pandemia mondiale con oltre 16 milioni di persone contagiate", dice Ainis. Quindi non neghiamo, non è un convegno questo di negazionisti, perché alcuni hanno ribattezzato questo convegno contro il controseminario dei negazionisti, ma non c'è nulla di più sbagliato, non c'era nessun convegno di negazionisti. Ma così i due giuristi dicono: "Dobbiamo anche ammettere che in Italia sono state violate alcune libertà costituzionali. Nel nostro sistema è compito del Parlamento dichiarare l'emergenza, non del governo. Nella prima parte della crisi le Camere invece sono rimaste mute, mentre il governo ha abusato dell'uso dei DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questi decreti hanno la caratteristica che, visto che sono in uno stato di emergenza, se non era stato di emergenza sarebbero chiamati semplicemente decreti legge, mentre questi sono decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è un decreto del capo del governo, quindi una legge di autorità con la firma sua, quindi una legge del capo del governo con poteri speciali che non passa né dalla Camera né dal Senato, va dritta al suo obiettivo, legge dello Stato. E quindi i due giuristi parlano di un virus della decretite che ha infettato il nostro ordinamento, dei decreti, no? Dei decreti. E questo, dice, ammonisce il professor Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale: "Se non sussiste una situazione comprovata di pericolo, non si può prorogare lo stato di emergenza fino al 31 di ottobre, come sembra invece intenzionato a far proprio in questa settimana il governo Conte. Come si vede, questa malattia continua a dividere scienziati, politici, gente comune." Ma qua non c'è da dividersi, nel senso che lo scienziato può dire la sua, il politico può dire la sua, la gente comune può dire la sua, ma la legge è legge. Se non si può prorogare lo stato di emergenza, se non esiste un'emergenza, non si può fare. E lo stato di emergenza deve essere deciso dal Parlamento, non dal governo, dal Parlamento. Come lo stato di guerra dichiarato viene prima di tutto dichiarato dal Parlamento, nelle sue due camere. Dichiara lo stato di guerra, lo stato di guerra dichiarato passa nelle mani del Presidente della Repubblica, che è il comandante in capo di tutte le forze armate italiane. Il Presidente della Repubblica poi manda, cede l'incarico del comando supremo al capo del governo, che diventa la figura operativa come comando delle operazioni militari, sia di mare, dell'aria e di terra. Quindi questo è l'iter, e quello che è dello stato di emergenza è un iter molto simile. Stato di emergenza sanitaria e stato di guerra dichiarato è un qualcosa di molto simile giuridicamente. Quindi i due giuristi dicono: attenzione, che
che non si può fare, non lo può fare, Conte non lo può fare, e neanche il Parlamento, perché sarebbe un qualcosa che non esiste. Se non c'è stato di emergenza, non si può creare lo stato di emergenza dal nulla. Evidentemente, io aggiungo, per i propri scopi personali e politici di rimanere in sella al governo, allora si dichiara uno stato di emergenza per continuare a fare il Presidente del Consiglio. Questa è una mostruosità. Intanto Sgarbi dice che da questo convegno bisogna elaborare un manifesto della verità e aggiunge che le istituzioni dovrebbero ascoltare anche la voce di chi dice da settimane che in Italia la malattia non c'è più. Esiste un rapporto ufficiale del governo tedesco che definisce la malattia come falso allarme globale. Così auspica la creazione di un comitato scientifico alternativo a quello istituzionale del governo. Io non so se, come dicono i tedeschi, questa malattia sia un falso allarme globale. Sta di fatto perché, come ce l'hanno presentato, ci sono oltre 600.000 morti, 16 milioni di contagiati, e dire che è un falso allarme globale, non credo si possa definire un falso allarme globale. Magari è stato accentuato troppo, magari è un'epidemia sì, ma con un'intensità minore di quelle che fanno trapelare. Però io su questo, non essendo un virologo, non avendo studiato queste cose, non posso andare al di là di alcune opinioni personali che derivano da quello che si legge e io vedo in giro. Quindi diciamo che questo è quello che dice Sgarbi. Così poi auspica. Sì, ci sono anche degli scienziati che dicono in Italia che la malattia non c'è più, perché secondo i numeri attuali, leggendo i numeri, quei numeri non si possono in medicina far condurre a una dichiarazione di emergenza, a uno stato di emergenza. Quindi con 3 o 5 morti al giorno e con 20, 30, 100 contagiati non si può, probabilmente in gergo medico, definire attualmente che in Italia ci sia questa malattia. Probabilmente per affermare che in Italia c'è ancora la malattia bisogna avere dei numeri più grossi. Naturalmente è ovvio che c'è, ma ci sono degli scienziati che parlano in termini tecnico-medici e la gente che dice: ma come fai a dire che non c'è più la malattia se ci sono 100 contagiati oggi? Mentre il medico dice: in termini medici, 100 contagiati non si può dire che la malattia sia presente in Italia. Questo probabilmente è la spiegazione. Quindi non è che chi realmente dice la malattia non c'è più, veramente non c'è più. Diciamo che è in quantità così piccola che in maniera scientifico-medica significa che non c'è. Questo è praticamente il succo del discorso. E poi dice un gruppo di medici, dice Sgarbi, biologi, giuristi, scienziati, ricercatori intellettuali che accompagnino il paese verso un vero liberi tutti, un pieno ritorno alla normalità senza l'intralcio delle mascherine. Di questo gruppo ovviamente dovrebbe far parte, per Sgarbi, Alberto Zangrillo, il direttore dell'unità di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, che infatti è presente in collegamento via Skype e ribadisce così il suo pensiero con queste parole e dice: ho già detto che dal 31 maggio il virus è clinicamente inesistente e questa mia affermazione è condivisa da molti colleghi. Forse ho sbagliato i toni con cui l'ho detto e chiedo scusa, ma finora nessuno è riuscito a confutare le mie parole. Per il medico del San Raffaele la strada è segnata: procedere con ottimismo e buon senso, evitando gli eccessi, ma basta con i lockdown. Sui lockdown, su quello siamo certi, l'Italia non può più essere chiusa, l'economia non lo permetterebbe più, sarebbe un disastro inenarrabile. Quindi qualsiasi cosa succeda da adesso fino a gennaio, quando forse sarà disponibile in farmacia il vaccino a 2-3 euro, non si potrà più chiudere nulla. Magari qualche focolaio, qualche piccola zona la possono chiudere, ma non potranno più chiudere la Lombardia o l'Italia, perché i numeri economici non lo permetterebbero più. E qui non vuol dire anteporre l'economia alla malattia, è che se l'economia
viene rasa al suolo, non si pagano più gli ospedali, non si pagano più le pensioni e tutto viene giù. Quindi dalla crisi sanitaria si passa poi alla gente che muore di fame nel vero senso della parola. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.